Buon editing, volevo dire buongiorno. Cosa sta succedendo fuori? Vi giuro che stamattina c'era un sole che spaccava le pietre. Fino a poche ore fa, perché è ancora mattina. Cosa sta succedendo? È l'apocalisse. Ho finito di montare Space Valley e ora ho appena montato il mio vlog. Uè, balene! E fuori continua a essere brutto tempo. Beh, perlomeno la giornata di oggi è coerente con se stessa. Sto un botto in fissa questa canzone e sono anche un po' innamorato di lei. Eh sì. Sti pantaloni li avevo dati mesi, mesi, mesi fa, mia nonna da rattoppare. Me li ha restituiti sulla Pasqua. Non so se si vede, ma c'ho una cicatrice sulla chiappa. Mi sa che non si vede però. Ci ho provato. Non si vedeva. C'è il sole! Era da un po' che non uscivo con la pioggia proprio. Cioè, sta piovendo su di me e sulla videocamera. C'è anche un gran vento. Fa proprio freddo, non sembra primavera. Ridatemi la primavera. Oltre ad oggi, c'è una festa di compleanno e adesso sto andando a fare un giro in centro con i miei amici. Ma questo tempo non è proprio magnificamente magnifico per fare queste cose. Anzi, fa abbastanza cagare, mi fa venire voglia di guardare Netflix. Però ormai ho messo il culo fuori di casa, ci resto. L'umidità mi fa venire i capelli ancora più ricci dei già ricci che ho. Veramente una gran merda, guardate qua. Non sono neanche definibili i capelli. Cesare, arrivo! Arrivo. So che stai guardando questo video. Sto arrivando. Non mi vedi fare di tutto per arrivare il più in fretta possibile a prenderti? Dato che sono in ritardo di parecchi minuti? Non vedi quanto mi sto impegnando per arrivare il meno in ritardo possibile? Eh? Arrivo, Cesare, arrivo! Mi ha schizzato ovunque, tipo braccio di ferro. Arrivo puntuale! Magari bastasse così poco. Magari. Mi sa che sono semplicemente nato male, nato rotto. E in tutto questo non sono ancora partito. Arrivo, Cesare! Bella, oh! Ciao! Abbiamo appena parcheggiato e c'è il Tone che è qui da mezz'ora che ci aspetta e ci ha già mandato delle note audio arrabbiatissimo per il nostro ritardo. E adesso dobbiamo andare a farci perdonare perché ha ragione. Ma poteva aspettarselo, no? Quindi, tutto sommato, se Tonno è qui ad aspettare da svariati, svariati, svariati minuti, è soltanto esclusivamente colpa sua. Che non ragiona. Bacetti, Tone. Prendi i miei soldi. Allora, il primo obiettivo di oggi è trovare Tonno, sperando che non si sia suicidato. Il secondo è trovare il regalo di compleanno per la sua ragazza, mio e da parte mia di Tonno, che non l'abbiamo ancora preso, che stasera c'è la cena di compleanno, appunto, Dillo, di Sofia. dillo cosa volevi regalare. Meglio di no. Era poi un regalo anche per te. Ma soprattutto il motivo per cui mi vedete così contento oggi è che andiamo a trovare, nel posto dove lavora, il miglior youtuber italiano. Neanche di Bologna. No, ma neanche italiano. Mondiale! Mondiale, miglior youtuber mondiale. E so che giri col cappuccio te perché sto urlando in mezzo alla strada. Ma ragazzi, è il miglior youtuber mondiale. Mondiale. E lo vedrete tra pochissimo, eh? Siete carichi. Non l'hai detto chi è? No, lo scoprirete in diretta. Alcuni di voi forse lo conoscono, perché... L'hai spammata bomba. Sì, ma la maggior parte di voi non saprà chi sia. Quindi andate a vedere i suoi video, trovate il link in descrizione. Iscrivetevi e fangirlate come me. Come lui, come tutta Space Valley, come tutti, tutti fangirlano per lui. Picchiando addosso! Non c'è Tonno. Dovrebbe esserci però, perché è già arrivato in centro ormai ore fa. Eccolo! Oh, alla buon'ora, eh! Non c'eri? Dov'eri? Sempre in ritardo? Alla buon'ora! Vedi lì? Non è che entra freddo? Signori e signori, Luis Sal! Luis ci ha donato il caffè. Grazie, Luis! Caffè è andato. Red Bull e caffè non vanno tanto d'accordo, sono un po' tremante, ma carichissimo. La mia occasione. Che spammer! La mia occasione. Regaliamo queste alla ragazza di Cesare. Che ne dite? Sono belle? Come sto? Vikings! No, sembra più un papa, tipo. Cosa? Il papa. Oh. Le regaliamo questo e questo zainetto.
Secondo me le piacciono un sacco. Per andare all'università. Ma guardate ragazzi, ma che schifo. C'ha pure il cordone ombelicale in mano. Oh mamma, mamma mia, mamma mia, mamma mia, mamma mia. Ah, stop. Vado in negozio mia sorella. Mi hai rovinato la clip, tonno. Anche tu con sta fronte. Ma dai ragazzi, un po' di rispetto per chi porta avanti un mestiere da tramandare ai propri figli. Ciao Luis. È rosso, è rosso. Ha incominciato a piovere di brutto, sono tutto bagnato. Come sconfiggere la pioggia? Ti sei quasi schiantato. Siamo quasi alla macchina. Bravo. Arrivati, sono fradicio. Guardate i miei occhiali. Io non c'ho il cappuccio. Sono uscito con la giacchetta hipster e mi è piovuto in testa. Fa freddo. Ciao Ciube. Ciao Ciube. Ciao. Lo spacchi. Che bellone che sei, che caldone che sei. Fuori è freddo, tu sei caldo. La vestizione del guerriero. Tonno motorcycler. Può accompagnare solo. Sai cosa sembri? Dimmelo. Un gran cretino. Non ci credo. Un gran cretino. No, no. No. C'ho il far cattivo. Ma non è la tuta, è la fascetta. Partiamo verso il compleanno di Sofia. Cena, si spera buona, si spera tanta, perché costa, non poco. Carichi con i nostri regali. Si mangia. Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Dov'è? Dov'è? Oh, ce l'hai fatta, Sedo, ce l'hai fatta. Siamo arrivati al ristorante, che è un golf club, quindi stasera proprio vita da borghesi, da ricchi. Eh sì, io non sono vestito proprio borghese ricco oggi, ma vabbè, siamo poi tutti ancora bagnati. La vista da qua su Bologna non è affatto male. Questo è il nostro tavolo. Lei l'ha festeggiata, ma non facciamole gli auguri perché il suo compleanno è domani. Quando è il tuo compleanno? Domani. Domani. Ma che bei palloncini, Sofia. Bella Frank. Nicolas che fa le foto non ce la può fare mai. Vedi che le fa sicuramente sfocato. Nelson, dai un voto a quello che hai mangiato. Da 1 a 10. 5. Era buono, ma ho ancora fame. Quindi 5. Aspetta che ti zoomo la faccia. Grazie. Prego. No, in realtà no, è il fuoco mi ha portato da David. L'ha voluto il fuoco della macchina, non l'ho scelto io. Vi piace il pacco regalo che abbiamo fatto io e Tonno? No, che bello. Dai, però tutte le doti artistiche sono tue, cioè. Io ho proprio un talento per i pacchi regalo. Abbiamo rovinato una ragazza. Oh, c'è un rito qui dietro. È tutto. Bella raga. Bella raga, sono Nels dal futuro. Sono arrivato a casa e sono collassato. Ero veramente assonnato. Commento del giorno è di Checco Gamer TV e dice: Nels, cosa vuol dire la scritta che metti nell'outro? Da quando ho cambiato la grafica del canale e inserito la scheda di fine video, mi state chiedendo in tantissimi che cosa vuol dire la scritta in giapponese che c'è. Me lo state veramente chiedendo in tantissimi. Potrebbe essere benissimo una scritta fatta a caso, no? Vabbè, ha un significato, ovviamente. E semplicemente significa...